La battaglia per Cala Rossa non è una battaglia solo per i residenti di Ortigia, è una battaglia per l'intera città di Siracusa. Spieghiamo perché. Perché Ortigia è il cuore di Siracusa, è una battaglia fatta per il decoro di Ortigia, che è il biglietto da visita della città e che serve a tutta la città, è una battaglia fatta per tutta la città. E quindi non vediamo alcuna discriminazione. Non possiamo però trattare la cura urbanistica, architettonica e paesaggistica di Ortigia come se dovessimo trattare qualunque pezzo della città, la quale già soffre di una pressione urbanistica sui siti archeologici, sui siti paesaggistici, che non possiamo però consentirci in un territorio molto ristretto qual è quello di Ortigia, che è tutta vincolata, ed è vincolata dal 1968 e non è vincolata da noi, ma è vincolata dalle leggi. E noi per questo chiediamo un'attenzione maggiore della soprintendenza in problematiche come questa.